ai nostri microfoni Carlo Cristarelli, direttore generale del Casoria. Carlo, quanta sofferenza, ma era fondamentale portare a casa i tre punti. Ma la sofferenza c'è stata, perché non si può sempre vincere in scioltezza, perché comunque stiamo gestendo un periodo di difficoltà con una serie di infortuni e di giocatori che stanno andando in campo anche se non in condizioni ottimali. Oggi avevamo gente come Folliero, Nucci, Rea in panchina, tutti reduci da infortuni. Chi naturalmente li ha sostituiti ha fatto benissimo, e poi avevamo di fronte una squadra che secondo me non merita assolutamente la classifica che ha, due o tre individualità importanti a cominciare dall'attaccante, da Fusco, e quindi ormai siamo giunti in una fase della stagione dove non conta essere belli, ma conta essere efficaci, e anche oggi lo siamo stati. Carlo, a proposito di questo, quale può essere adesso la maggiore difficoltà da qui alla fine della stagione? Il nostro avversario più duro in questo momento è il terreno di gioco. Non è un alibi, non vuole essere una giustificazione, ma intanto noi stiamo perdendo giocatori su giocatori anche durante gli allenamenti. Ieri abbiamo perso il nostro portiere per una distorsione alla caviglia. È chiaro che questa società sta facendo grandi sacrifici per fare un calcio che sia anche un calcio spettacolare. Abbiamo anche oggi avuto una bellissima cornice di pubblico, ma tutti, dal pubblico allo staff, tutti notiamo come è difficile fare calcio su un terreno di gioco del genere. Eppure basterebbe un po' di manutenzione più adeguata per rendere questo terreno di gioco, che di per sé potenzialmente ottimo, un terreno di gioco all'altezza di questa squadra e in grado di farci esprimere le nostre potenzialità. Quindi io vorrei lanciare un appello anche all'amministrazione comunale di stare vicino in questo momento alla squadra. Siamo negli ultimi due mesi, stiamo per realizzare qualcosa di importante a Casoria, c'è bisogno che tutti convergano nella stessa direzione, c'è bisogno che anche l'amministrazione comunale, per quel poco che deve fare, faccia la propria parte affinché tutti quanti riusciamo a condurre questa barca in porto.